E benvenuti, come detto all'inizio vi farò vedere un paio di partite di questa Master League. Ho alzato a Superstar, che non è niente facile come avete potuto vedere, però sembra che anche gli scontri ci siano un po' meno rimbalzi, un po' meno rimpalli, diventa un po' più rallentata la manovra, però forse si rischia anche di più perché Superstar è un livello che è molto più alto di gioco, però per adesso mi trovo abbastanza bene. Vediamo, in caso che peggiora lo rimettiamo campione, chiaramente diminuiamo il tempo. Calcio mercato finito. E allora io vi faccio vedere gli ultimi colpi. Ho preso Daniel Carrico. Andiamo subito a bloccarlo. Perfetto. 79 di over, portoghese. Guardate che elevazione che c'ha. Poi ho voluto aggiungermi un centrocampista centrale che è Walsh, 23 anni, inglese, 74 di over, non lo conosco. Per il resto è rimasto tutto uguale. Questo Diaz è qualcosa di fenomenale. Speriamo che poi voglia rinnovare quando sarà ora, ma noi magari, visto che è il 2036, potremmo già a fine stagione dargli un allungo di contratto, così non chiede più niente per un po'. Dunque, andiamo a vedere quali colpi di mercato hanno messo le squadre. Ok, vediamo, chiaramente vedete Walsh, non l'ho pagato neanche tanto, un 23enne. E volevo riportare Baselli e Benassi, però chiedevano veramente troppo di ingaggio, era impossibile. Allora, andiamo avanti. La Reggiana prende Selemakers. Wow, è vecchio, però potrà fare bene. L'Udinese prende il portiere del Neapolitics. Non so chi sia sta squadra lì. Torino prende Nubel. Mamma mia, grande acquisto questo. Poi, come potete vedere, Daniel Carrico era negli svincolati, non aveva squadra, quindi non l'ho pagato neanche tanto, è già quasi 80 di over, eh? Comunque, visto che chi era andato via perché non voleva rinnovare dopo due offerte fatte dalla società, Florenzi dal Paris Saint-Germain va in prestito al Napoli. Kier, come potete vedere, se ne va a giocare nell'altra parte del mondo. Andiamo ancora avanti, vediamo se c'è ancora, ecco Audero, portiere della Lazio, trasferito a Firenze. Huntelaar dal Barcellona in prestito a Siviglia. Il Genoa prende Schuffet. E poi questi Carvajal, che vedete, è stato trasferito. Guardate quanto mi hanno dato. Lui anche non ha voluto rinnovare. Dammi pure 44 milioni di euro e vattene pure. Non c'è problema. L'Udinese ha dato Schuffet al Genoa, la Juventus prende Kane, mamma mia, mamma mia, 227, quasi 228 milioni di euro, ragazzi, pazzia, pazzia, 86 di over, questo è un grande attaccante, chi c'ha i soldi è così. Dunque, poi Demiral in prestito all'Inter, 35 anni, ci ha guadagnato la Juve. Andiamo ancora a vedere altre squadre. David Lopez, mamma mia, dal City all'Arsenal, attenzione. Frosinone prende dell'Orco dallo Spezia. E poi non so se c'è ancora Figueroa, che al West Ham, Maddison al West Ham, grandi acquisti per il West Ham, che penso che voglia puntare ha una salvezza tranquilla. Il Cagliari prende Thiago Maia, 36 anni, vabbè. La Juventus dà in prestito Khedira al Tottenham. La Reggiana prende questo Parma che in prestito, non è male, ci ha segnato a noi, eh. Il Napoli prende Saka dal Real Madrid, un bel giocatore, peccato che ha già 32 anni. Poi va a prendersi anche Soldado, scusate il telefono. Arrivo subito, scusate.
Allora, dicevamo, soldato a Napoli, poi Udinese Dimitrovic a Lille, campione di Francia dello scorso campionato. Guardate che bei acquisti che ha fatto, ha preso Jovetic anche, mamma mia, lo volevo prendere io però chiedeva troppo di ingaggio. L'Inter prende Hutt e Marcone, di questi sono due buoni acquisti, Hutt è un bel giocatore, eh. Poi andiamo ancora avanti, Sportiello va in Inghilterra dalla Spal, non capisco perché, che è un bel portiere Sportiello. Un As va in Spagna all'Espagnol dal Cagliari. Il Milan prende Malinowski dalla Lazio, questo è un bel acquisto. E basta. Si chiude così, eccolo qua, vedete che lo metto in prima pagina. Kane, mamma mia, questo qui è un grande attaccante. Ragazzi, tanto a me non mi interessa di prolungare, chi vuole la guarda, la registrazione, chi non vuole non è importante. Andiamo a vederci la rosa della Juve, cioè io solo per farvi vedere. Cioè questi hanno comprato l'inverosimile, guardate che rosa che c'ha la Juve. Portieri tutti forti, tutti guardate. Mamma mia. De Ligt. Sidney, Botteghin, non so chi sia, Luis Felipe, Felipe Luis, Marcelo, Cuadrado, Kader Rabek, questo è interessante, eh? 90 di velocità, Fernandinho, buon giocatore ma troppo falloso secondo me, Kouyaté, questo non è male, Joaquin, vabbè non ha bisogno di presentazioni, 92 di over, Pablo Hernandez, David Silva, questo è un bel acquisto, guardate quanto costa, eh? Solo l'ingaggio fa paura. Comunque, andiamo avanti, Isco, ha preso pure Isco. Perché non me l'ha scritto lì? Vabbè, mamma mia che squadra, vabbè, Cristiano Ronaldo, 21 anni, fa vedere quanto, porca tro... 204 milioni di euro, come Joaquin. Gnabry, dovrebbe essere tedesco, Gnabry, buona punta. Insigne, attenzione, questa è una bestemmia, non sarà contento il nostro amico Luigi. Messi, porca troia. Douglas Costa, Dybala, Aubameyang, Morata, Dzeko, Cavani, Kane. Cioè ragazzi, guardate questo giocatore qua, è completo. Io non sono mai riuscito a comprarlo, mai. Cavani, dovessimo avere i soldi, la pazzia la faccio, eh. La pazzia la faccio di prenderlo. Allora, Dio buono che squadra, dai. Lasciamo perdere, va. Andiamo avanti con a farci subito lo schema di gioco, vediamo se me l'ha tenuto. Ah, bene, 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 si è ripreso Agi, sì, mi metti Eramo terzino sinistro, ma non sai più cosa fare. Semmai Gunter, Foden, ecco vedete Walsh potrebbe già esordire volendo al posto di Unita, però c'è Unita che pompa, McCartney, Agi, Lasagna, che non so perché me lo mette da questa parte che è un sinistro, Pavoletti centrale che è pompato. Ok, e in difesa di Raudo Cabrera io insisto e ragazzi io propongo Romagna, facciamo i due italiani in difesa, ok? Niente, andiamo a farci le nostre, tutte le solite nostre preparazioni alla partita, dovete scusarmi per l'assenza di prima ma pensavo fosse il lavoro il telefono, ci speravo davvero tanto, lasagna. Dai, il contropiede sul terzino, fammi capire cosa serve. Ok. Ma devo provare una volta. È una pazzia. Giocatori in attacco. Lasciamoci pure Ionita qui, ragazzi, perché l'altra volta si è spinto davvero tanto. Buono l'esordio di Andrea Conti. Botroide, lo lasciamo un po' riposare. Siamo in attesa se rinnovargli il contratto perché chiede 3 milioni e passa all'anno. Sono 6 miliardi, eh. Allora, orario, facciamo notte, estate casuale e andiamo con Pisa, Milan,
Bologna, grande Agi. Io voglio un po' cercare di scusate, ma stavo vedendo quante chiamate, ragazzi, che ho su sto cellulare che non servono a niente. Arrivo, eh. Un po' di pulizia, che sennò tiene sempre sta memoria impegnata. Ok. Siamo pronti. Andiamo alla partita. Qui, ragazzi, tra un po' tirerà giù il diluvio universale. Cavoletti. Parte Pisa Bologna Perez. Hai Lauro. Pallone girato a Romagna. Ancora verso Gunther. Bene Romagna. Allarga adesso per Airaudo. Direzione di Conti. Bella avanzata verso Ionita, ma Poli è più bravo. Rilancio in avanti Poli. Abbassiamo un pochettino perché Bologna è bravo a passare. Attenzione, esce la grande Romagna qua. Pallone adesso Paoletti. Lancia verso Lasagna, Regini. Allarga. Sentite i fischi, c'è rivalità tra Pisa e Bologna, abbastanza sentita questa partita. Istante. Pallone Gunter. Orsolini che sale. Attenzione, Gunter non ci sta dietro. Attenzione Medel. Lo ferma bene Gunter. Gran terzino, pallone Lasagna. Niente da fare. Medel. Prova a mettere in mezzo, c'è Conti, bravo, subito Gunter, adesso Lasagna, bravo nel difendere la palla, poi tocca male per Agi, ora Medel, li mette in mezzo, Airaudo, bravissimo, Gunter, pallone a Perez, che rientra dopo un lieve infortunio, Gunter, adesso sale Conti, calzettoni giù, vecchia maniera, come il padre. Andiamo, bella palla per Paoletti, ma troppo lunga. E poi il portiere del Bologna si rifugia. Sentite quanti fischi. Sono trascorsi non belli tra Pisa e Bologna. Punto. Pallone a Perez. Ancora McCartney. Grande McCartney, pallone a Winter che adesso può mettere in mezzo Lasagna, ci arriva per un soffio. Ancora, bravo Conti. Ancora Gunter. Mette in mezzo verso Pavoletti. Prova a rubare palla, bel Pisa. Primi applausi. Attenzione ancora a Conti adesso. Mette la palla per Agi. Prova a mettere in mezzo, Regini libera, non arriva, niente. Santander, che l'anno scorso ci ha segnato sia l'andata che il ritorno. Attenzione Orsolini, questo è l'uomo più pericoloso del Bologna, secondo me. Ma anche Santander non è un attaccante da sottovalutare. Cristante, Parone Tagere, altro bel giocatore. La palla in mezzo, deve uscire, lo fa male. Esce bene adesso Airaudo. E poi, ma perché ha fatto quel lavoro lì? Vabbè, Perez. Pavoletti, agi. Pallone Lasagna, non se ne accorge che gli rimane lì. Tacendo. Attenzione, ingresso Borsellino sulla sinistra, mette in mezzo Airaudo. Bene. Mamma mia, è dura, superstar non è facile giocare, ragazzi. C'è molto più pressing, bisogna stare attenti. Campione, delle volte è anche fin troppo tutto semplice. Bisogna anche un po' mettersi alla sfida, qui. Ora Pavoletti, aspetta l'ingresso, eccolo qua, di Ionita. Mette in mezzo, esce di palla, poi rilancia ancora,
Calma, calma, calma. Non facciamo minchiate qua. Punta. McCartney. Parliamo adesso in mezzo. Poi agi, 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 agi. Raddoppiato. C'era libero Ionita. E c'è il fallo, attenzione, c'è il fallo. Vedete come vi rischia di più spostare? Beh, forse è anche il livello che influisce sull'arbitraggio, secondo me, perché più è alto, più questo è fallo, chiaramente, l'hanno raddoppiato, sanno che è pericoloso. Io direi che però importa, ragazzi, qui non si può neanche pensare di tirare lontanissimo. McCartney cosa fa? Bisticcia con le scarpe di Orsolini? Lascialo perdere, quello lì. Perez, ancora per un attimo. Allora, se con chi mette in mezzo la lasagna? Oh, miseria. Pericoloso, la lasagna da forno in una domenica buia. Skoroski, gran portiere, vai, vai. Mette giù Romagna. Subito il pallone, però attenzione, non dobbiamo farci schiacciare troppo. Sbaglio, 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 vai Pavoletti, vai Pavoletti. Pallone dato male, Medel recupera, attenzione Orsolini, poi ancora Medel, lanci davanti, grandissimo Airaudo, recupera bene, attenzione proprio, pericoloso però, Medel, esci Leno, lasciala Leno, bravissimo, bravissimo. Quando è così ragazzi non schiacciate mai niente, se no fa autorete, io ve lo dico, io mica. Ormai lo conosco questo cazzo di gioco. Qui però Pavoletti non sta giocando molto bene, anche perché viene sempre raddoppiato per un momento. Ruggero, rilanci in avanti. Bravissimo Conti. Non è l'Inter. Bravissimo, lasciamo il cartone. Ancora palla giunta che può avanzare. E qui c'è il fallo. Mi dai quello di prima, non mi dai questo, non siamo a posto. Bravo Conti, che chiude. E qui sbaglia. Attenzione Orsolini, Orsolini. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma dai, arbitro. Ma non diciamo. Chi è Cavallese? Ma non diciamo cazzate, sì. Ma non diciamo cazzate, eh. Ma per favore, dai, lasciamo stare, forse il testone gliel'ha dato. Eh no, cavolo, non ci andava questa area, non ci andava. Mi sa che il rigore c'è. Sansone proverà a segnare contro Leno, parte Sansone e c'è il gol. Segna buono sul calcio di rigore. Rivediamo. Ma no, secondo me. Ok, non importa, dai, Perez. Ionita. Sta giocando male rispetto a Verona. Lo toglieremo, troveremo questo wash. Niente, non sta giocando bene. Perde palla e non è concentrato. Ancora McCartney adesso. Vieni Ionita, vieni. Bravo. Qui cos'è, arbitro? Cazzo, dai però. Vai Agi, fatti vedere. Lasagna, lasagna. Skoroski. Sembra una pianta carnivora questo qua, queste braccia. Granti. Un po' ragazzi, qui a Torino l'inferno, il cielo dalle pinne di cristallo arriva. Proviamo a fare schema, dai, proviamo. Bella la palla subito a Conti, mette in mezzo, niente da fare. Agi, tocca adesso per McCartney. Bravo ad allargare qui, bella Conti. Mette in mezzo, colpi, Pavoletti, no, dai, sì, ce l'avevo detto, dai, Pavo, cazzo, quasi 70 gol con la maglia del Pisa in 3 anni, dai,
io tolgo Jonita, mettiamo questo Walsh e io direi che però possiamo fare una cosa. Io direi che dobbiamo metterci via. Mettiamola da questa parte. Dobbiamo assolutamente pareggiarla, ragazzi. Non possiamo. Sto guardando se cambiare ancora qualcuno. Ma gli altri stanno giocando bene. Dai, dai, andiamo così, va. Proviamo a fare una cosa, raga. Mettiamo. E anche lui. Si riparte, stiamo perdendo 1-0, rigore che secondo me non c'era del tutto, ma ci poteva anche stare perché alla fine il testone mi sa che gliel'ha dato. Attenzione Sansone, che errore di disimpegno qui. Il tiro. E Leno forse si è dimenticato che è già stato battezzato e fa succede una porcheria, perché ha guardato il pallone, ancora un po' va dentro, guardate. Guarda che sei già stato battezzato, Leno, eh? Sembra che sei grande, eh? Vai. Vi ripeto, livello superstar, eh? È la prima volta in una master che gioco due partite consecutive a superstar, eh? Non è facile. Perez. Allora, Agi. Diaz. E dai, o su lì. Medel. Rilancio in avanti e Iraudo, bravissimo. Attenzione Sansone, poi Santander. Ma non va bene Bologna. Mette in mezzo Perez. McCartney, bella palla qui per Pavoletti, che adesso si gira, può andare via, insiste nella sua azione. Dai, tieni la palla, vieni McCartney, veloce. Pallone Diaz, mamma mia, Perez, ancora Perez, dobbiamo salire, vai Conti, bella palla qui per Walsh, bravo, non c'è più spazio, adesso sì, la mette in mezzo, porca miseria, proverò a mettere un altro pezzino lì. Bello scambio qui, attenzione, Santander, c'è Romagna, su di lui c'è Romagna, vediamo se lo riesce a fermare, mette in mezzo, lascia la palla a uno, andiamo con Perez, chiama palla, riceve subito, Agi, difende, qui fallo, vabbè però arbitro, dai, ma non cominciamo di nuovo, minchia è fallo. Non ha fatto girare questo e vai. Attenzione, esce fuori, mette in mezzo, attenzione. Poi chiudiamo l'angolo. Si alza Boutroib, attenzione. Sostituirà Pavoletti, uno spento Pavoletti oggi. Ci può stare, attenzione la palla in mezzo, ancora Iraudo. E poi Agi, bravissimo, se la sposta in avanti e subito, gran palla, e deve andare Agi, e deve andare anche Diaz in profondità, ti fa lo spazio. Sembrava un tiro brutto, invece no, invece no. Allora ragazzi, vediamo un attimino di fare ancora due sostituzioni, no, ne ho solo più una. Allora facciamo così, mi dispiace per McCartney, ma io devo assolutamente pareggiarla. E allora troviamo la carta Eriksen, che non è proprio una seconda punta, però deve adattarsi ai nostri giochi. Esce McCartney, applauditissimo, sempre grande impegno per lui, nazionale sudafricano, non è... Non sottovalutare quel giocatore lì. Skoroski. Ruggeri. Prova a lanciare in avanti.
che al Raudo ha disputato una gran partita oggi. Eriksen subito la palla per lui e lancia subito Agi. Ancora Agi. Prova a farsela ridare. Arriva da questa parte, veloce come il vento, Winter. Mette in mezzo Pavoletti. Ma però questa scivolata. Veschi. Lancio in avanti, c'è una Romagna che contrasta il meglio che può. Ancora Romagna. Agi, bravissimo ad andare avanti per Gunther. Ora Pavoletti che stoppa e gira verso Diaz, niente da fare. Rilancia ancora il Bologna. Santander, attenzione, una palla verso Sansone, chiude, grande Raul, mamma mia, bravissimo. C'è una palla, riceve Walsh, si gira, tocca ancora verso Diaz, la tiene. Manda ancora per... Ma guarda come rimbalza il pallone. L'effetto giusto perché rimanga lì. Avete visto che effetto che aveva? Una colpa di testa. Attenzione, attenzione, bisogna chiudere il buco qua. Bisogna chiudere. Esci. 2-0. 2-0. Ste brutte merde. Schifoso, che schifo di tifoseria di merda. D'altronde abbiamo sbagliato noi, ragazzi, abbiamo sbagliato noi, ma c'è ancora tempo per aggressare, forza ragazzi, Perez, ancora agili, e dai, non ce la fa, sbagliamo troppo, ma non importa, Romagna, dai la palla, agili, poi Perez, adesso il pallone qui a Berce, che gira per via. Libera il Bologna. Proviamo a salire tutti, cosa volete che vi dica? Perez, dai Perez, dai Perez. Bella la palla per Fonti. Se l'allunga. Esce il buffone qua. Pallone d'oro. Ancora la palla verso Tajev. E lancia senza un perché, palla fuori, ovviamente sta scherzando, Orsolini è un bel giocatore, ma è un giocatore non da grandi squadre secondo me, ai round, Perez, non me ne voglio, un tifoso del Bologna, ma è così, ora agi, manda in profondità, non per fare anche agi nulla. Testa di Romagna, ancora agi, pallone lungo, adesso, ancora verso Pavoletti, niente da fare, non passa lo stile, giocano bene, ed è sconfitta che sta per arrivare dopo due successi consecutivi, non abbiamo giocato, la solita partita. Per Medel, rilancio in avanti. Attenzione qui, Gerson, brasiliano Gerson. Bravo, Medel. E poi chiude Romano. Il migliore in campo oggi è Giraudo e Romano. Giraudo e Romano, senza ombra di dubbio. Sembra incredibile, ma... Mette in mezzo, attenzione! Mamma mia. Proviamo, dai, proviamo ancora, almeno a farne uno, ragazzi, andiamo. Dai, Perez. Bella la palla, ma chiaramente non arriva. Ma porca di quella troia. E qui ci va, Pallonetto su Gerson, ammonito. No? Strano. Regini. Attenzione, Gunther. Dai, Pallone da questa parte, Raudo. Manovra ancora bene chiusa.
può avanzare. Palla ancora adesso verso Diaz, finalmente, dai Diaz, vai. Bella palla qui, niente, Walsh la perde. Abbiamo perso. Vince il Bologna, meritatamente fino a un certo punto, perché secondo me il rigore non c'era, comunque, non ce n'è più, allora non è più, non è più, non è più, mamma mia, è vinto. E così, perdiamo. Doppietta lì del gelato Samsung. A me non piace proprio per niente quello lì. Ok, andiamo a vederci i risultati delle prossime partite. Cioè, come sono finite. Allora, Pisa-Bologna 0-2, Reggiana-Verona 2-2, Pordenone-Cagliari 0-2, Juventus che vince con l'Udinese, la Roma vince col Parma. Qui Torino che perde, la Reggiana cosa ha fatto? La Reggiana pareggia, vabbè dai. E niente, ci allontaniamo, ma noi sicuramente non puntiamo lo scudetto, ragazzi. E niente, raga, è così, la classifica è questa. Prossima partita che andremo a fare sarà contro. Contro Cagliari. Ecco, questa qui magari direi questa è l'Udinese. Vedremo, vedremo. Cominciamo già un po' a non registrare tutte perché sennò veramente non finiamo più. Quindi col Cagliari direi che ci rivedremo prossimamente, non so quando, vi ho fatto vedere un po' la squadra com'è in tre partite. Dai, ci risentiamo presto, ciao!